Allora, buonasera a tutti. Possiamo partire. Diamo subito la parola alla dottoressa per l'appello. Allora, Donnarumma, sindaco. Franzese Elvira, presente. Ferrante Giuseppe, Albano Luigi, presente. Santella Luigia Teresa, Isenia Donata, Carbone Pasquale, presente. Gemito Aniello, presente. Peluso Maria Giovanna, Nunziata Aniello, presente. Montanino Salvatore, presente. Rainone Domenico, presente. Carbone Luciano, presente. Mancone Salvatore, assente. Sorrentino Luigi, presente. Antonelli Marilina, presente. Saviano Maria, presente. Va benissimo, quindi 14 presenti, 3 assenti. Ok, validata la seduta, possiamo iniziare. Facciamo subito, nominiamo gli scrutatori, e in questo caso per la maggioranza il consigliere Gemito e il consigliere Ferrante, e per la minoranza il consigliere Saviano. Ok. Allora, vado subito al primo punto all'ordine del giorno, che tra l'altro è il punto all'ordine del giorno per cui abbiamo convocato il Consiglio Comunale d'Urgenza. La proposta è l'articolo 17 bis. Legge numero 56 del 2023, di conversione del decreto legislativo 30 marzo del 2023, numero 34, adesione, approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva. E allora, premesso che l'articolo 1,231 della legge numero 197 del 29-12 del 2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento da parte del debitore delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. L'articolo 17 bis della legge 26 maggio del 2023, numero 56, di conversione del decreto legislativo 30 marzo 2023, numero 34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre del 97, numero 446, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,231 della legge numero 197 del 29-12 del 2022. Riscontrato che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure conseguenziali. Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma della legge 24 novembre dell'81, numero 689, e le somme maturate a titolo di onere di riscossione. Il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legislativo numero 34 del 2023. Rivelato che
la ratio della previsione di cui all'articolo 17 bis della legge 26 maggio del 2023 numero 56 di conversione del decreto legislativo 30 marzo 2023 numero 34 è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo. Ritenuto che la definizione agevolata con ridefinita dal predetto articolo 17 bis ristabilisce il rispetto del principio di parità di trattamento tra contribuenti che verrebbero ingiustamente penalizzati per il solo fatto di avere il domicilio fiscale in comuni diversi che adottano differenti strumenti di riscossione. Nel caso del comune di Palma Campania, inoltre, detta nuova misura rappresenta un'occasione per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali, esercitati in maniera particolarmente incisiva negli ultimi anni e che ha portato in tantissimi casi a contestare contemporaneamente 5 anni di imposta, spesso per tari, tasi e IMU. Sul versante del comune rappresenta un'occasione per riscuotere atti che, stante l'onerosità con conseguente esposizione dell'ente a contenziosi certamente più consistenti, se i relativi atti causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso. Altro beneficio per l'ente è rappresentato altresì dall'abbattimento dei costi amministrativi connessi alla riscossione e quelli ad essa collaterali. Tenuto conto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 bis della legge 26 maggio del 2023 numero 56 di conversione del decreto legislativo 30 marzo 2023 numero 34, il Comune stabilisce il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Ancora, il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Considerato che il Comune di Palma Campania si avvala dal 6/12/2019 per la gestione e la cura della riscossione delle entrate tributarie locali anche del concessionario privato Sogert, ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate comunali non riscosse in fase di coattiva, i cui carichi oggetto di definizione sono stati affidati ai concessionari di cui sopra nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Atteso che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio di un apposito regolamento anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati. Per tale motivazione, tutte espresse in narrativa, deliberiamo di aderire alla facoltà prevista dall'articolo 17 bis della legge 26 maggio 2023 numero 56 di conversione del decreto legislativo 30 marzo 2023 numero 34 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,231 della legge numero 196 del 29 dicembre del 2022 e per l'effetto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinare la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva, allegato A.
2. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune. 3. Di dichiarare la presente deliberazione agli effetti del rispetto dei termini decadenziali previsti dall'articolo 17 bis della legge 26 maggio 2023 numero 56 di conversione del decreto legislativo 30 marzo 2023 numero 34, anche la rendiamo, la leggiamo comunque e poi la mettiamo a votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Letta la proposta, prima di metterla a votazione, chiedo se ci sono degli interventi. Se non vi sono interventi, do la parola al consigliere Peluso per chiarirci in merito alla delibera. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, prima di entrare nel merito della proposta, voglio però ricordare che già nell'ambito della legge di bilancio il Comune di Palma Campania, con delibera consiliare numero 13, mi sembra del 31 gennaio 2023, ha aderito allo stralcio delle mini cartelle, quindi di tutto quel carico affidato all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni a partire dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, quindi al di sotto dei 1000 euro, quindi pagamento, cancellazione automatica delle cartelle. Oggi la legge di bilancio ci dà un'ulteriore possibilità, ovvero con il decreto legge 30 marzo riconosce agli enti territoriali la possibilità di, convertito poi successivamente dalla legge del 30 maggio, ci dà la possibilità di aderire attraverso un regolamento alla definizione agevolata e quindi alla definizione agevolata di quelle ingiunzioni di pagamento o accertamenti divenuti esecutivi notificati dal 1 gennaio del 2000 al 30 di giugno 2022. Significa quindi pagamento solo della sorta con annullamento di sanzioni ed interesse per entrate tributarie. Se si tratta invece di sanzioni per violazioni al codice della strada, si annullano soltanto le sanzioni e non gli interessi. Quindi perché l'urgenza? Perché la legge di bilancio ci dice che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge va adottato in Consiglio Comunale questo regolamento e scade, ovviamente ai 60 giorni scadono il 29 di luglio, cioè domani. È un regolamento che detta tutte le condizioni, ovvero indica la modalità di presentazione dell'istanza, quindi dà la possibilità ai contribuenti di pagare soltanto la sorta attraverso anche un rateizzo con un massimo da una rata a 18 rate. Poi a seguire sarà pubblicato sul sito del Comune e anche del concessionario privato, perché questa è la novità, che si estende non solo all'Agenzia delle Entrate e Riscossione ma anche ai concessionari privati la possibilità di aderire alla definizione agevolata. Il regolamento si compone ovviamente di otto articoli, l'istanza va presentata entro il 30 di settembre o comunque non prima dei 60 giorni dalla pubblicazione di questa proposta di delibera. E ovviamente la legge di bilancio ci dà questa possibilità e come ente, come comune, penso che è un grande contributo, cioè dare la possibilità appunto ai contribuenti di, che per qualsiasi motivo abbiano una situazione debitoria particolare, di poter pagare con comodità e nelle modalità che vogliono. Grazie. Grazie consigliere Peluso. Se vi sono interventi, altrimenti andiamo alla votazione. Ok. Possiamo passare alla votazione. Voti favorevoli? Quindi all'unanimità, dottoressa. L'immediata eseguibilità, votiamo lo stesso. Tutti favorevoli? Tutti favorevoli. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, sì. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023-2026 e determinazione del compenso dovuto ai rispettivi componenti. Allora, premesso che
con deliberazione consiliare numero 29 dell'8 giugno 2020 è stato costituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune per il triennio 2020-2022, che l'incarico affidato al predetto Collegio è scaduto il giorno 9 giugno 2023, visto che l'articolo 2234 del decreto legislativo 267 del 2000, ovviamente faccio sempre una lettura sommaria e dicevo, dato atto che con nota mail del 14 aprile 2023 veniva richiesta alla Prefettura di Napoli l'estrazione dei nominativi per il rinnovo dell'organo di revisore economico finanziario del Comune di Palma Campania e che il giorno 18 maggio 2023 l'ufficio territoriale del governo di Napoli ha proceduto all'estrazione a sorte tramite il sistema informativo predisposto dal Ministero dell'Interno numero 6 nominativi dall'elenco dei revisori dei conti degli organi e enti locali istituito e disciplinato dal citato regolamento approvato col decreto ministeriale del 15 febbraio del 2012 numero 23 per la costituzione dell'organo di revisione di questo comune e redatto verbale dal quale risultano estratti nell'ordine i seguenti nominativi: Minicozzi Rocco primo revisore estratto, Scirocco Michele secondo revisore estratto, Allocca Rosa prima riserva estratta, Di Matteo Ciro seconda riserva estratta, Curcio Edoardo terza riserva estratta, Sesto Marotta Gianluigi quarta riserva estratta. Che i soggetti primo e secondo revisori estratti con note PEC del 26 giugno 2023 sono stati tempestivamente contattati ed informati di essere stati sorteggiati ai fini del conferimento dell'incarico di componente dell'ordine di revisore contabile di questo comune, che con successive note PEC rispettivamente del 23 giugno del 2023 e del 28 giugno 2028, il dottor Rocco Minicozzi e il dottor Michele Scirocco hanno manifestato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Palma Campania. Che con successiva nota PEC avente protocollo generale numero 19.443 del 23 luglio 2023, i predetti revisori estratti sono stati altresì invitati a rendere le dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall'articolo 236 del TUEL e del rispetto del limite agli incarichi previsti dal successivo articolo 238 del citato TUEL. Acquisite le dichiarazioni sostitutive rese dal dottore Scirocco e dal dottor Minicozzi in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall'articolo 236 del TUEL e del rispetto del limite agli incarichi previsti dal successivo articolo 38 del citato TUEL, rispettivamente al protocollo generale dell'ente al numero 19.479 e al numero 19.524 del 24 luglio del 2023. Visto altresì che con determinazione del responsabile del settore economico finanziario numero 239 del 3 luglio 2023, Registro Generale 1039 del 2023, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori. Che tale avviso, riportante le condizioni e i requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla nomina da parte degli interessati, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente sezione amministrazione trasparente in data 4 luglio 2023. Che entro la scadenza fissata del 19 luglio 2023 è pervenuta solo un'istanza, protocollo numero 18.924 del 18 luglio 2023, da parte del dottor Gerardo Pietro Paolo.
che con successiva determinazione numero 266 del 25 luglio 2023, registro generale 1208 del 2023, si dà atto che l'unico candidato partecipante, il dottor Gerardo Pietro Paolo, è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso pubblico per la nomina. Ritenuto quindi di dover provvedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori, precisato che a norma del citato articolo 16 del decreto legislativo del 13 agosto del 2011 numero 138 comma 25 bis convertito in legge 14 settembre del 2011 numero 148 con successive modifiche, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene direttamente individuato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, mentre l'articolo 5,4 del decreto legislativo del decreto ministeriale 15 febbraio del 2012 numero 23 attribuisce al medesimo organismo la nomina dei soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del TUEL e o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 del TUEL. Stabiliti altresì di dover anche fissare il compenso dovuto ai tre revisori. Confermato che il compenso base annuo, così come stabilito dall'articolo 241 del decreto legislativo 267 del 2000, è stato fissato da ultimo dal decreto ministeriale dal Ministero dell'Interno del 21-12 del 2018, visto l'articolo 1 del decreto ministeriale DM 21-12 del 2018, ritenuta applicabile la sola maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera B del decreto ministeriale del 21-12 del 2018, ritenuto che per le modalità di calcolo dei rimborsi delle spese di viaggio con riferimento alle spese chilometriche si possa far riferimento ai criteri utilizzati per i consiglieri comunali. Considerato che l'importo per il Presidente del Collegio è maggiorato del 50% ai sensi dell'articolo 241,4 del TUEL, ritenuto di stabilire il compenso base annuale di ciascun componente, il Collegio in base alle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 21-12 del 2018 nella seguente misura. €12.890 il compenso base annuo di ciascun componente del collegio, oltre alla maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera B, del decreto ministeriale del 31-12 del 2018, pari ad €830 per un totale di €13.720, oltre IVA se dovuti. €19.335 il compenso base annuale per il Presidente del Collegio, oltre la maggiorazione prevista dall'articolo 1,1 lettera B del decreto ministeriale 31-12 del 2018, pari ad €830 per un totale di €20.165 oltre IVA se dovuti. Si delibera quindi la narrativa che precede da intendersi qui di seguito integralmente trascritta ed approvata, di eleggere quale Presidente del Collegio dei Revisori di questo Comune per il triennio 2023-2026 il dottor Pietro Paolo Gerardo da Cercola, di nominare quindi i seguenti componenti del Collegio nelle persone di Pietro Paolo Gerardo Presidente, Minicozzi Rocco componente estratto mediante verbale del 18-5 del 2023, Scirocco Michele, componente estratta sempre dall'OTC di Napoli, giusto verbale del 18-5 del 2023, di stabilire che la durata dell'incarico è fissata in anni 3 a decorrere dalla data di immediata eseguibilità della presente delibera di Consiglio Comunale di nomina, di stabilire altresì il compenso base dovuto ai componenti del collegio nella misura massima prevista dal decreto ministeriale del 21-12 del 2018 per fasce demografiche di appartenenza del comune di Palma Campania, al netto di IVA e di oneri previdenziari a carico dell'ente. Di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 241,2 del TUEL, in quanto non vi sono ulteriori funzioni assegnate all'organo di revisione rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 241,3 del TUEL, in quanto non vi sono istituzioni dell'ente presso le quali i revisori esercitano le loro funzioni. Di applicare la maggiorazione prevista dall'articolo 241,4 per il presidente del collegio, di non applicare la maggiorazione al compenso base prevista dall'articolo 1,1 lettera A del decreto ministeriale del 21/12 del 2018, di prevedere che per ogni seduta dell'organo di revisione ai componenti presenti alla stessa seduta spetti il rimborso per le spese di viaggio, di comunicare l'avvenuta nomina del collegio dei revisori all'ufficio territoriale del governo, prefettura di Napoli ed al tesoriere di questo comune, quanto deliberato. Quindi, prima di passare alla votazione della delibera, procediamo ad una votazione a scrutinio segreto per il presidente del collegio dei revisori. Prego, consegniamo le schede. Prego, scrutatori. Dovete solo parlare, siamo forniti di tutto. Ho detto al microfono. Scrutatori, prego. Scrutatori. Io l'ho chiamato già gli scrutatori. Io l'ho chiamato, ma ho chiuso. Dovevamo fare in questo modo, la legge vuole così e noi lo facciamo. Prego, no, qua scrutatori, mettete qua le. Prego, iniziamo lo spoglio. Pietro Paolo. Bianca. Pietro Paolo. Pietro Paolo. Bianca. Pietro Paolo. Bianca, Bianca. Pietro Paolo. Pietro Paolo. Okay.
Allora, 9 voti. Pietro Paolo Gerardo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 voti Pietro Paolo. Bisogna distruggerle. 1, 2, 3, 4 e 5 bianche. Prego, distruggiamo le schede. Allora, con 9 voti viene eletto Pietro Paolo Gerardo come presidente del Collegio dei Revisori. A questo punto possiamo votare la delibera interamente. Voti favorevoli, quindi sono 9 voti favorevoli e 5 astenuti, 5 voti astenuti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. 9 voti favorevoli. Voti astenuti. 5 voti astenuti. Allora, oggi, come vi dicevo all'inizio, erano solo 2 punti all'ordine del giorno, l'abbiamo terminati. Vi do appuntamento per il 31 alle ore 17 per un consiglio comunale bello corposo. Vi ringrazio tutti, voglio ringraziare anche l'avvocato Ferrar, vice sindaco che è qua presente, e l'assessore Bosone che è qui presente. Grazie, buona serata a tutti.